in questo giorno e nel giorno successivo, domani, per antichissima tradizione, la Chiesa non celebra l'Eucaristia, ma in questo giorno in cui Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato, la Chiesa, con la meditazione della passione del suo Signore e Sposo e con l'adorazione della croce, commemora la sua origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla croce e intercede per la salvezza di tutto il mondo. In questo giorno la Santa Comunione viene distribuita ai fedeli soltanto durante questa celebrazione della Passione del Signore, mentre ai malati che non possono prendervi parte o si può portare la comunione in qualunque ora del giorno. Questo venerdì, primo giorno del Triduo Pasquale, è già la Pasqua della Croce. I cristiani dunque contemplano la gloriosa Passione del Signore, il tradimento, la cattura, la condanna. L'esecuzione di Gesù ci mettono nel cuore del mistero del dolore innocente, della vita che si lascia svuotare dalla morte. Ma è una morte affrontata per il massimo di amore verso Dio Padre e verso tutti gli esseri umani insidiati dal male. Si rivive in tal modo una morte vittoriosa e redentrice, non nella sconfitta disperata o nell'assurdo della violenza, ma nella certezza che l'amore vince la morte, che nel sangue di Cristo ci è ridonata la vita e la salvezza. Ebbene, oggi noi siamo chiamati a guardare a quel Gesù che è il nostro Redentore, a riconoscerlo come tale, a professarlo pubblicamente come tale, a dire veramente costui era il Figlio di Dio, ma a dire ancora di più, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore, perché questo è l'atteggiamento col quale noi oggi dobbiamo accogliere l'evento che stiamo celebrando. Allora si compirà per noi l'ora, non il momento, l'ora, l'evento in cui Dio mi salva.